sono molte cose da fare, perché la situazione della Lombardia è una situazione drammatica e addirittura paradossale, perché è un'azienda che ha un prodotto di qualità, un'azienda che ha grandi elementi di conoscenza di quel che fa, ha un mercato, non c'è un progetto industriale. La politica industriale manca a questo paese da anni. Senza una politica industriale non si possono salvaguardare, addirittura rilanciare attività storiche come la fabbrica che abbiamo qui di fianco. Dall'altra parte non ci sono strumenti in Europa per poter garantire la riorganizzazione e poi lo sviluppo di ciò che esiste. La creazione di nuove attività è possibile se quelle che ci sono vengono ristrutturate per tempo e vengono affiancate da produzioni nuove che nascono dalla ricerca e dalla sperimentazione. Qui abbiamo una dimensione del tutto positiva, del prodotto e addirittura della struttura organizzativa. Manca una politica del governo e mancano regole in Europa che vanno scritte per poter avere interventi efficaci su realtà di questa natura. Io spero che i miei colleghi, mi posso chiamare così, abbiano la possibilità di andare in Europa e misurarsi con questi problemi che l'Europa non ha risolto. L'Europa è importantissimo come luogo del futuro nostro e dei nostri figli e dei nostri nipoti. Deve però riscrivere i trattati che non hanno consentito in questi anni di combattere la crisi con un'ipotesi vera di crescita.